Amici e amiche carissime, una santa serata a tutti e un benvenuto a questo nuovo ciclo di catechesi in onore di San Giuseppe, che si chiama San Giuseppe, cuore di padre, e trae evidentemente ispirazione, per chi già la conosce, dalla lettera apostolica del Santo Padre Francesco, emanata in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe, quale patrono della Chiesa universale. Come sappiamo, in conseguenza di questa lettera è stato anche dichiarato questo anno l'anno di San Giuseppe, appunto perché ricorre il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale, fatta appunto nel 1871 dal venerabile, anzi adesso beato, Papa Pio IX. Sentivo il desiderio di aggiornare anche questo aspetto, diciamo, del mio ministero pastorale, alcune vecchie catechesi ormai datate di quasi 10 anni, insomma, fatte a suo tempo su San Giuseppe, su una web radio, su Radio San Giuseppe, qualcuna è ancora in giro, quindi, e qualcuno probabilmente ricorderà qualcuna di queste catechesi. Vi dico subito che saranno ispirate, anzi saranno, come dire, una introduzione, una spiegazione, proprio alla lettera apostolica del Papa. Perché io evidentemente, come tutti quanti i documenti che escono dal Magistero, ogni buon sacerdote li deve leggere, e si leggono tutti, però alcuni lasciano un pochino il segno. Questa lettera è molto breve, ma ha degli aspetti assolutamente importanti, profondi, che a me personalmente, lo dico franchissimamente, hanno aiutato non poco proprio da un punto di vista interiore e spirituale, non soltanto a conoscere meglio la figura di San Giuseppe, perché un pochino già forse ci stavamo su questo orizzonte, ma soprattutto a cogliere alcuni aspetti della sua persona, della sua santità, della sua spiritualità, come specchio e come elemento di confronto assai importante, anche per comprendere bene il mistero e il ministero che tra l'altro io ho della paternità, aiuterà tutti quanti, però certamente aiuterà molto sia, come dire, i ministri in sacri, quindi coloro che hanno ricevuto dal Signore una paternità spirituale, e sia anche i padri reali, quindi quelli che hanno dei figli in carne e ossa regali. In San Giuseppe queste due funzioni evidentemente misteriosamente si fondono, perché anche se non era il padre biologico di Gesù, era il padre comunque reale di Gesù, quindi non era veramente un padre spirituale, lui ha fatto il padre padre nei confronti di Gesù. Ecco, quindi questa è una piccola introduzione per comprendere. Detto questo, io comincerei subito con una breve presentazione della lettera apostolica e poi cominciamo subito con la lettura, perché come sempre, come normale nei documenti del Magistero, il proemio, diciamo così, quindi la prima parte, il Papa la dedica alla presentazione dei pochi ma fondamentali riferimenti biblici che abbiamo su San Giuseppe, e poi di una brevissima rassegna del Magistero, diciamo contemporaneo, da Pio IX in poi, soprattutto sulla figura di San Giuseppe. Dopodiché la lettera si articola in 7 passaggi, uno più bello e uno più importante degli altri, che colgono degli aspetti particolari di questo grande santo. Il primo si intitola, adesso li elenco, poi certamente sarà un oggetto di approfondimento nelle nostre conversazioni. Il primo si chiama Padre amato, il secondo si chiama Padre nella tenerezza, il terzo si chiama Padre nell'obbedienza, il quarto si chiama Padre nell'accoglienza, il quinto si chiama Padre dal coraggio creativo, il sesto Padre lavoratore ed il settimo, veramente uno spettacolo, so che ci vorrà un po' di tempo per arrivare, Padre nell'ombra. Ecco, dopodiché questi 7 punti, questi 7 capitoletti, paragrafetti, chiamiamoli come preferiamo, sono circoscritti da una introduzione, che è quella di cui ci occuperemo questa sera, e da una conclusione che poi terminerà appunto con una preghiera. Una preghiera che possiamo anche farla come introduzione anche alle nostre conversazioni, perché è una preghiera breve,
ma molto bella, che si aggiunge alle tante preghiere già importanti e tradizionali fatte a San Giuseppe, tra cui, come sappiamo, spicca l'Ateo Beato Giuseppe. Ricordo che per quest'anno, alle solite condizioni, quella è già una preghiera che ha con sé l'indulgenza parziale, ma per quest'anno avrà l'indulgenza plenaria per chi la recita, sempre per concessione del Papa, dipendentemente da questo anno giuseppino, chiamiamolo così, che è stato emanato dalla sua autorità. La preghiera che facciamo nostra, introducendoci a questo ciclo di catechesi, è questa: Salve, custode del Redentore, sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Allora, comincio la lettura commentata di questa lettera apostolica. Questa lettera apostolica si chiama Patris Corde, quindi le prime parole sono appunto la traduzione in italiano di Patris Corde, che significa con cuore di padre. Così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli il figlio di Giuseppe. I quattro Vangeli in cui possiamo trovare riferimenti a Gesù, appunto chiamato figlio di Giuseppe, sono Luca 4,22, Giovanni 6,42, Matteo 13,55 e Marco 6,3. I due evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo e Luca, raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la missione affidatagli dalla provvidenza. Sappiamo che egli era un umile falegname, Matteo 13,55, promesso sposo di Maria, sempre Matteo e anche Luca, un uomo giusto, qui sono tutte quante piene di citazioni bibliche perché è appunto una presentazione biblica di San Giuseppe, un uomo giusto, Giuseppe che era giusto e non voleva ripudiarlo, leggiamo il Vangelo di Matteo, no? Sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua legge. La presentazione di Gesù al Tempio, il viaggio a Gerusalemme probabilmente per il rito della Bar Mitzvah quando Gesù aveva 12 anni. E mediante ben quattro sogni di San Giuseppe, quindi umile falegname, uomo giusto, pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella legge, gli episodi della presentazione di Gesù al Tempio della perdita del ritrovamento di Gesù al Tempio, quindi facendo come ogni più israelita i prescritti pellegrinaggi nella città santa dell'epoca che era Gerusalemme, e mediante ben quattro sogni, narrati adesso lo andremo a vedere nei Vangeli di Matteo, capitolo 1, versetto 20, capitolo 2, versetti 13, 19 e 22. Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla perché altrove non c'era posto per loro. Fu testimone dell'adorazione dei pastori e dei magi, che rappresentavano rispettivamente il popolo di Israele e popoli pagani. Non so se, spero che si colga, cioè qui il Papa va a raffica, ma sta dicendo una montagna di cose, insomma, una presa all'altra, no? Un buon fiume, insomma. Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato dall'angelo: tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Come è noto, dare un nome a una persona o a una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l'appartenenza, come fece Adamo nel racconto della Genesi. Adamo dà il nome, adesso poi lo vedremo. Nel tempio, 40 giorni dopo la nascita, insieme alla madre, Giuseppe offrì il bambino al Signore e ascoltò, sorpreso, la profezia che Simeone fece nei confronti di Gesù e di Maria. Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da straniero in Egitto. Ritornato in patria, visse nel nascondimento del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret, in Galilea, da dove si diceva non sorge nessun profeta e non può mai venire qualcosa di buono. Lontano da Betlemme, sua città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando proprio durante un pellegrinaggio a Gerusalemme smarrirono Gesù, dodicenne,
Lui e Maria lo cercarono angosciati e lo ritrovarono nel tempio mentre discutevano con i dottori della legge. Questa è la presentazione biblica di tutto quello che sappiamo di San Giuseppe dal Nuovo Testamento. Una bellissima sintesi, poi adesso chiaramente la andremo un pochino ad articolare, no? Perché tutti quanti sanno che di San Giuseppe sappiamo questi fatti essenziali. Quanto bastano, e il Papa fa questa operazione in questa lettera, a tratteggiarne una straordinaria figura, anche se silenziosa. Oltre che riferimenti biblici, ci sono anche riferimenti magisteriali. Dopo Maria, Madre di Dio, nessun santo occupa tanto spazio nel magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I miei predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente il suo ruolo centrale nella storia della salvezza. Il beato Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa Cattolica. Stiamo celebrando il 150° anno per questo, no? Il venerabile Pio XII lo ha presentato quale patrono dei lavoratori e San Giovanni Paolo II come custode del Redentore. Il popolo lo invoca come patrono della buona morte. Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale patrono della Chiesa Cattolica fatta dal beato Pio IX, l'8 dicembre del 1870, vorrei, come dice Gesù, che la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda, per condividere con voi alcune riflessioni personali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli e nei giornali, e nelle riviste e nelle grandi passerelle dell'ultimo show, ma senza dubbio stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. Medici, infermieri, infermieri, addetti ai supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico, ma con responsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini con gesti piccoli e quotidiani come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono, intercedono per il bene di tutti. Tutti possono trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato. L'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine. Questo è il proemio, diciamo così, di questa lettera. Adesso andiamo a focalizzare qualche passaggio particolare. Io direi di partire, per quanto riguarda appunto la rassegna biblica, ne lo faremo, se Dio vuole, proprio con i testi anche originali alla mano, dal celebre capitolo primo del Vangelo di San Matteo, dove compare già una straordinaria statura di San Giuseppe. È uno dei primi brani che il Papa cita, no? Ecco come avviene la nascita di Gesù Cristo, o meglio, leggiamo la traduzione più recente della CEI, così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva ripudiarla, e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla
in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: questo è il primo sogno biblico, il primo dei quattro, poi li vedremo tutti e quattro se li vuole forse questa sera. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E poi sappiamo come procede il testo, no? Tu lo chiamerai Gesù, egli salverà il suo popolo dai peccati, eccetera, eccetera. Quando si deste dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, sono andato al versetto 24, senza che egli la conoscesse, e la diede alla luce un figlio, ed egli lo chiamò Gesù. Tutti questi passaggi sono stati ben articolati dal Papa, no? Adesso li vedremo tutti insieme. Allora, Matteo 1, 18 e 19. La prima grande immagine di San Giuseppe. Si ritrova davanti una donna che certamente amava, incinta. Per opera dello Spirito Santo ce lo dice il testo, ma lui non lo sapeva. Ora, per dovere, come dire, di onestà, devo dire che quest'anno San Giuseppe veramente mi sta anche un po' me circondando sotto vari punti di vista, no? Perché con i sacerdoti della diocesi quest'anno abbiamo la grazia di seguire durante i ritiri mensili proprio un itinerario su San Giuseppe predicato da un sacerdote bravissimo, insomma, che è Don Fabio Rosini, sono eventi pubblici, insomma, quindi si possono tranquillamente dire. Alcune considerazioni che adesso faccio sono state sollecitate, ecco, dalla straordinaria competenza biblica di questo sacerdote, no? Che sta proprio sviluppando con noi la paternità di San Giuseppe, evidentemente partendo anche lui da questi pochi testi che abbiamo a disposizione, no? Quindi è doveroso, ecco, che le cose veramente belle che sto dicendo e che si vedono in questi Evangeli siano attribuite alla fonte, no? Allora, il versetto in questione è il 19, perché noi diciamo Giuseppe, che era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Attenzione. L'uomo giusto nella Sacra Scrittura è colui che adempie la volontà di Dio così come conosciuta in maniera ordinaria da cosa? Dalla legge. Il Papa ci dice sempre che sono state due le fonti da cui sappiamo che San Giuseppe faceva la volontà di Dio. Uno era la Sacra Scrittura, quindi quello che veniva ordinato dal Signore, e due erano i sogni, i quattro sogni. Riprendo il passaggio, è così. Lo vediamo subito subito. Sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua legge, lo dice subito, e mediante quattro sogni. Ora, cosa diceva la legge di Yahweh a proposito di questa situazione? La legge di Yahweh diceva che se qualche donna avesse commesso adulterio, doveva essere denunciata e doveva essere lapidata. Questo lo diceva la legge di Mosè. Quando vi ricordate l'episodio del Vangelo di San Giovanni, no? Quando trovano l'adultera in flagrante adulterio, cosa dicono? Mosè ci ha ordinato di lapidare donne come questa, tu che ne dici? Era vero, era, non è che era falso, eh? Poi Gesù, certamente con la sua maestria straordinaria, come dire, comincia a far fare un pochino di passaggi dall'Antico al Nuovo Testamento, con l'arte che soltanto lui, insomma, poteva avere, no? Quindi, però, questo c'era scritto nella legge. Quindi noi leggiamo nel testo, poiché era un uomo giusto e non voleva ripudiarlo, no? In greco c'è effettivamente la particella kai, che significa e, tradotto in italiano. Però quell'e non è Giuseppe che era giusto e siccome era giusto non voleva accusarla pubblicamente, non si può dire questo qui, perché la giustizia
sarebbe consistita, spero di essere chiaro, nell'accusarla. Quindi se lui avesse preso quella che San Paolo chiama la giustizia derivante dalla legge di Yahweh, avrebbe dovuto fare quello che avrebbe dovuto. Allora, qui emerge una grandezza straordinaria di San Giuseppe, cioè, nonostante la legge, quindi la perfezione dell'osservanza della legge, no? Capisce che sta dinanzi qualche cosa di più grande di lui, di incomprensibile, dove varrebbe il principio, d'accordo? Noto anche ai Romani. Summa lex, summa iniuria, summum ius, summa iniuria, cioè l'osservanza letterale e, come dire, apodittica e acritica, legalistica della legge in certe circostanze ti può portare a commettere un errore madornale. La grande capacità di San Giuseppe, qui emerge già tantissimo di lui, no? Quindi un fatto fondamentale, molto istruttivo per noi, che è questo. Cioè, noi dobbiamo capire il dramma di questo santuomo. Sa, perché la conosceva Maria, non erano andate a vivere insieme, ma erano già ufficialmente fidanzati, e certamente la Madonna, per quanto tenesse nascoste in tutti i modi possibili le sue grandezze, ma non poteva non manifestarle. Quindi San Giuseppe sapeva benissimo che ci aveva davanti. Assistere a un fatto di questo genere è proprio andare in tilt, perché ci sono due cose che non possono essere compresentemente insieme. Cioè, questa è una santissima donna, ma al tempo stesso è incinta e io non c'entro niente. Cioè, dobbiamo fare uno sforzo per capire la grandezza di quest'uomo. Dinanzi a una cosa di questo genere, prendere tempo, quindi un grande segreto, grande segreto dei grandi maestri di spirito, prendi tempo, devo soffrire, soffro. Non agire d'impulso, non agire d'impulso nemmeno se quell'agire di impulso avrebbe fondamento nella legge di Dio, nella legge della Chiesa, vera o presunta. Non agire di impulso. Quando c'è qualche cosa che ti dice: a me questo non mi convince. Quindi, quelle, diceva Don Fabio, non ha valenza congiuntiva, ma a valenza disgiuntiva, e ci ha fatto qualche esempio. Lo diciamo anche noi nel parlare comune, no? Quando quelle dovrebbe essere piuttosto reso con il ma. Facciamo un esempio: ti sei trovato in questo guaio e te l'avevo pure detto, d'accordo? Quel "e te l'avevo pure detto" in realtà non è "e te l'avevo detto", ma appunto, ti sei trovato in quel guaio, ma io te l'avevo detto non fare quella cosa se non succederà quel guaio. Ma nel parlare noi diciamo: ti sei trovato in quel guaio, e te l'avevo pure detto. Quindi non è un e congiuntivo, ma è un e avversativo, è disgiuntivo. Quindi ricordiamo cosa diceva Gesù nel Vangelo, no? Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Qui Giuseppe già la supera, già la supera, senza ancora aver sentito il figlio putativo predicare, d'accordo? Già la supera, già la sta superando, perché capisce che al di sopra dell'osservanza letterale della legge c'è qualcosa che sfugge al suo controllo e che gli fa fare un passo indietro. Se noi meditassimo una giornata intera, figli, amici miei carissimi, solo su questo punto sarebbe tempo ottimamente speso. Imparare da San Giuseppe non a contare fino a 10, ma a contare fino a 100. Quando si cresce, si contano sempre di più le volte in cui uno si deve pentire per aver agito con precipitazione, di impulso, si dice nel parlare comune, di pancia,
Questa è una cosa molto umana, d'accordo? Ma non c'è niente di soprannaturale né di divino. San Giuseppe è un uomo vero, ma è un uomo pieno di virtù. Un uomo vero non è un uomo che agisce d'impulso. Un uomo vero è un uomo che agisce bene e che sa discernere in ogni singola situazione quello che è da fare. E quello che non è da fare. E qui ci voleva davvero tanto, ci voleva, d'accordo? Cioè, pensiamo anche la sua totale immunità, cioè, ma dobbiamo fare uno sforzo, no? Qui non c'è soltanto un problema di giustizia, va bene, che facciamo? Cioè, ma lui era parte in causa, d'accordo? Perché, insomma, la sua promessa sposa era incinta non di lui, quindi completamente immune da reazioni comprensibili, no? Cioè, l'amore ferito, come so, l'aspetto della virilità, insomma, ferita, no? In base a quello che appariva. Niente di tutto questo. Perché è difficile mantenere l'equilibrio dinanzi ad una situazione dove è difficile fare una scelta, ma è ancora più difficile quando l'equilibrio è richiesto dalla situazione. Che è difficile perché mi colpisce nel vivo, mi va come dire, ad affondare una stilettata nel cuore o su un nervo scoperto. Ah, lì è proprio, lì ci vuole proprio il supereroe, d'accordo? Lì ci vuole veramente una persona con una virtù provatissima. Allora, la prima uscita pubblica, diciamo così, di San Giuseppe è questa veramente cosa straordinaria. Straordinaria. Pensarci, pensarci, pensarci. Quindi uno che ha vissuto una vita nell'obbedienza pronta alla volontà di Dio manifestata nella legge, e lui lo sa che la volontà di Dio si manifesta nella legge, capisce però quello che Gesù avrebbe detto, che la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Quindi che la legge, questo lo sappiamo anche noi, generale è astratta, ma poi quando la vai ad applicare nel concreto devi sempre fare un ulteriore discernimento, perché la legge non può prevedere tutti quanti i casi possibili e immaginabili. D'accordo? Non era prevista, cioè non è che la legge prevedeva, dice sì, e se una donna commette adulterio la lapidiamo, tranne che se dovesse essere incinta per opera dello Spirito Santo. Ma capite, no? Non c'era questa eccezione, ma lui stava avanti a questa eccezione, d'accordo? E lo ha intuito, lo ha capito sulla base di tutta quanta una serie di riflessioni, ma anche su questo suo grandissimo autocontrollo, governo, dominio di sé, padronanza delle proprie reazioni, lungimiranza, comprensione, come dire, grande del mistero della volontà di Dio. Cioè, dice, ah, Dio ha detto così, fermati un attimo, fermati. Ma io sto facendo la volontà di Dio perché sto mettendo in pratica una cosa. Sì, però statti un attimo seduto, rifletti 2 minuti in più. Tanto non ti preoccupare che se quello che stai facendo è la volontà di Dio e tu vuoi farla, se ci rifletti 2 minuti in più non succede niente, anzi il nostro Signore ti confermerà in questo, d'accordo? Se tu ci preghi un po' sopra, non succede niente. Quindi questo è un episodio veramente straordinario. E poi, secondo il Vangelo di Matteo, e questo poi lo riprenderà il Papa più avanti, qui lo accenna anche nel premio, nell'introduzione, dà il nome a Gesù. È una cosa importantissima, importantissima dare il nome a Gesù nella Sacra Scrittura. Come è noto, scrive, dare il nome ad una persona o a una cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l'appartenenza. Quindi, cosa dice Dio ad Adamo nell'Eden? Vedi tutto quello che ti ho creato, questa è tutta quanta roba tua. Tu chiamali e come tu li chiamerai, il nome che gli dai a me va benissimo. Perché? Perché quegli animali e tutto quello che Dio ha creato è dell'uomo, è suo. Quando dei genitori danno il nome al figlio, perché gli danno il nome al figlio? Perché è figlio loro, d'accordo?
E dare il nome significa che tu sei figlio mio, perché il nome lo decido io. Quindi è una manifestazione di paternità. Quindi significa che Giuseppe, mettiamo subito le mani avanti, non è padre, come dire, ornamentale, padre per finta, padre per bellezza, perché siccome bisognava dare una parvenza ad una famiglia normale, ci doveva stare per forza vicino a Maria un uomo che fosse ritenuto il padre di Gesù. E basta, no. Questo particolare manifesta una divina volontà, cioè che San Giuseppe si comporti nei confronti di Gesù come un padre reale, non come un padre fittizio o come un padre apparente, perché l'umanità santissima di Gesù è cresciuta con un padre e con una madre. La madre si chiamava Maria, ma il padre si chiamava Giuseppe e il padre a Gesù, Giuseppe, lo ha fatto. Quindi questo è il primo grandissimo spunto di riflessione biblico. Penso che sia uno dei più importanti. Andiamo a vedere i sogni. Quando ci sono i sogni di San Giuseppe? Allora, i sogni di San Giuseppe stanno. Uno l'abbiamo visto. Allora, come esce fuori da questa difficoltà San Giuseppe? L'angelo gli appare in sogno. 4 volte gli appare in sogno. Non una, 4 volte. Quindi attende e ha un aiuto soprannaturale per essere tirato fuori da questa situazione. Era inevitabile che ci fosse un aiuto soprannaturale. Attenzione, che si sia scomodato un angelo dal cielo per andare a dire questa cosa a Giuseppe, cosa ci fa capire? Con certezza che la Madonna non aveva parlato. Sicuro, 100%. Non è questo qui, sai, forse la rivelazione privata, sicuro. Perché se la Madonna avesse parlato a Giuseppe, per la stima che Giuseppe aveva della Madonna, ci avrebbe immediatamente creduto. E perché la Madonna non poteva parlare? Non poteva parlare. Perché dire una cosa di quel genere, è impossibile dire una cosa di quel genere senza oggettivamente mancare all'umiltà. Capito? Perché io ho capito che non dipende da me, però essere io a dover andare a dire sono incinta per opera dello Spirito Santo del Figlio di Dio fatto carne, cioè è una cosa, non si può fare. D'accordo? Non si può fare, non si poteva proprio fare, cioè, e Dio lo sa quello che fa. Al tempo stesso, il Signore ha, come dire, ha esaltato in questo episodio la straordinaria, da subito, virtù di San Giuseppe. E certamente ha utilizzato anche la sofferenza che non solo San Giuseppe, cioè, non sappiamo quanto tempo è passato dall'apprensione visiva, tra l'altro, della gravidanza di Maria a quando l'angelo gli ha parlato, non lo sappiamo. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana. Un mese? Con certezza non lo sappiamo, è sicuramente in giro con tutte quante le rivelazioni private, sicuramente qualche cosa si troverà, no? Ma con certezza non lo sappiamo. Quindi la rivelazione privata ti dà un'informazione graziosa che tu non ne tieni il conto che ne vuoi tenere, no? Quanto ha sofferto? E quanto ha sofferto Maria? Anche di sponda, perché Maria avrebbe voluto tirarlo fuori, non poteva. Cioè, vedete i grandi dolori, no? Un dolore della Madonna molto molto frequente nella sua vita, no? Quindi avere in qualche modo la possibilità di tirare fuori qualcuno da un dolore e non poterlo fare perché quella non è la volontà di Dio. E quindi evidentemente Dio ha voluto che le cose andassero esattamente così. E certamente tra i fini che possiamo riconoscere, uno era l'esaltazione della grandezza del suo padre putativo. Questo è il primo sogno. Il secondo sogno compare sempre nel Vangelo di San Matteo, stavolta però al versetto 13 del capitolo 2. Che succede?
per avvertire della strage degli innocenti. Leggo: essi erano appena partiti, i magi. Papa ci ha detto testimone dell'adorazione, vedete, dei magi e dei pastori, cioè il popolo di Israele e i popoli pagani, no? Tutti e due. Particolare, insomma, grazioso, interessante. Erano appena partiti quando l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Bellissimo, no? Anche qui. E la risposta di San Giuseppe è che questo caso è immediato. Odeger seis parella ben. Si alza subito nella notte stessa, prende il bambino e parte. Immediatamente. Immediatamente. Quindi in questo ulteriore episodio, ma anche nel precedente, si nota, come dire, l'immediata rispondenza di San Giuseppe alla volontà di Dio. I maestri di spirito dicono sempre una cosa, questo vale anche per le nostre piccole ispirazioni, per questo dobbiamo imparare a fare discernimento, Quando Dio ti manifesta una sua volontà in qualunque modo, ordinario, per noi è sempre ordinario, almeno per, d'accordo, però fosse anche straordinario, la volontà di Dio bisogna farla subito, subito. Ricordiamo tutti quanti i racconti evangelici, no? La chiamata di Matteo, passa Gesù, sta al banco delle imposte, seguimi, subito, alzatosi, lo seguì. Venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini, subito. Eutius in greco, lasciate le loro reti, lo seguirono subito. Allora, sapete che noi esseri umani abbiamo un po' la smania, no? Ci piace. Noi vorremmo sempre tutto e subito. Ecco, tutto e subito sono due termini che non si applicano alle nostre voglie, d'accordo, ai nostri desideri, ma tutto e subito si dà a Dio. Tutto e subito. Cioè, nessuna riserva quantitativa, cioè ti do fino a questo punto, e nessuna riserva, se vogliamo, temporal qualitativa. Sì, domani ti do tutto, dopodomani ti do tutto. No, no, subito. Perché se ti scappa un'ispirazione, ti è scappata. Terzo sogno. Quindi, prende e parte. Il terzo sogno lo troviamo al versetto 19, sempre del secondo capitolo. Sono partiti, sono andati in Egitto. A un certo punto muore Erode. Che succede? Cioè, lì non c'era, dobbiamo capire, no? Non era come oggi che c'erano le televisioni, insomma, internet, eccetera, no? Quindi, che ne sa che era morto Erode nell'Egitto? Che gliene importa nell'Egitto di Erode il grande, cioè non c'era niente a che fare con Erode il grande, ecco perché era un territorio sicuro, insomma, no? Allora l'angelo gli dice: alzati, prendi il bambino. E anche qui in greco uno deve vedere, era sempre la stessa costruzione: ode eger seis parelaben, topai dion. Ode, che è proprio quel modo di parlare conseguenziale, quindi dunque si alza, alzatosi letteralmente, prese il bambino e parte. È una costruzione che fa proprio capire l'immediatezza della risposta di San Giuseppe, cioè capiamo anche tutti quanti questi sconvolgimenti. Prendi e parti, lui, nella notte stessa. Subito, senza proprio neanche starci a pensare. Se non l'avesse fatto, sarebbe successo la fine del mondo. Pensiamo a questa cosa qui. Se non l'avesse fatto, se non fosse partito subito, Gesù
sarebbe morto sotto la violenza di Erode. Tu, uno potrebbe dire, Gesù sarebbe morto e mo ti pare che Dio non va a difendere suo figlio. Calma, figlioli miei cari, calma, calma. Dio va a difendere suo figlio, ma alcune cose nostro Signore le fa in diretta, altre cose non le fa in diretta. La sua difesa per suo figlio era quella che l'angelo ha manifestato a San Giuseppe. Certo che la fa, è intervenuto, d'accordo? Perché se Giuseppe e Maria avessero ignorato quello che succedeva, sarebbero morti, sarebbe morto Gesù. Quindi Gesù è intervenuto, ma non è intervenuto, Dio non è intervenuto in maniera, come dire, da preservare, come dire, da prendere questa famiglia e da portarli via con una nuvoletta, oppure da renderli invisibili alle guardie di Erode. No, è intervenuto attraverso San Giuseppe. Quindi, capite che significa? Significa che se noi facciamo una resistenza a un volere divino, qualche cosa non andrà come Dio aveva pensato. Questo è bello, è responsabilizzante, ma è anche responsabilizzante in senso forte. Perché guardate, quando noi viviamo nell'amicizia di Dio, questo ricordatelo, il Signore ci preserva e ci protegge da ogni male, dice il Salmo. Da ogni male, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Lui ti custodisce, ti protegge, sempre. Allora, alcuni mali nostro Signore vuole che noi li soffriamo, quindi ce li manda o permette che ci arrivino perché ci fanno bene. Quelli che non vengono per il nostro bene, ma verrebbero come in questo caso dalla cattiveria del diavolo, quindi per distruggere le sue opere, da quelli il nostro Signore ci protegge, però ci sono diversi modi con cui ci protegge. Per esempio, a volte ci pensa lui e noi non sappiamo manco che cosa, cioè non ci fa neanche conoscere che c'è il problema. D'accordo? Non sappiamo né che c'era un problema né che qualcuno ci ha tirato fuori dai guai. Ha fatto tutto lui. Altre volte ci fa conoscere il problema, ma non c'è soluzione. Non c'è soluzione. Non abbiamo altra possibilità, è una cosa insolubile, che pregare e affidarci al Signore. Vuole il Signore in quel caso che ci fa conoscere il problema perché vuole che lo preghiamo e ci abbandoniamo a Lui. Ma c'è una terza possibilità che è questa. Il Signore ci fa conoscere il problema perché noi dobbiamo intervenire. Noi dobbiamo mettere in essere una serie di cose perché il problema si risolva o perché quel male non ci arrivi. E questo è quello che ha fatto San Giuseppe. Devi tornare. Altro sogno. È ora di tornare a casa. E altra risposta immediata. Infine, l'ultimo, il versetto 22. Nel versetto 22, che succede? Giuseppe viene a sapere, attenzione, quindi viene a sapere stavolta, che, quindi, vedete, nostro Signore gli fa sapere questa cosa, che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode ed ebbe paura ad andarvi. Attenzione, questo è proprio la dimostrazione di quello che vi ho appena detto. Cosa ci fa capire questo Vangelo? Stavano andando in Giudea. Perché? Perché probabilmente, ormai essendo chiaro chi era Gesù, quindi Gesù è Messia, Gesù è il figlio di Dio, ormai lo sapeva San Giuseppe, cioè, d'accordo? E che Messia era il figlio di Dio fatto uomo. Allora, secondo noi, no? Secondo il buon senso, ma dove dovrà crescere il Messia? Ma vicino al Tempio, no? Deve crescere a Gerusalemme, deve crescere in Giudea, no? E quindi presumibilmente San Giuseppe e la Madonna sicuramente dice: andiamo in Giudea, ci trasferiamo in Giudea, lasciamo perdere Nazareth, dobbiamo stare vicino al Tempio. Attenzione! Viene a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode. Ma questo è peggio del padre, questo è peggio del. Questo figlio sarà peggio del padre. Forse è meglio che non ci andiamo. Conflitto, vedete, il nostro Signore manda una spia. Questa cosa non si deve fare. Si vede che non era ancora tanto convinto. Dice, ma come non si deve fare? Ma questo, cioè,
questo devi via Gerusalemme. Sì, però è sto problema, che faccio, che non faccio? Entra in preghiera, aiuto dall'alto. Qui c'è l'angelo, nostro Signore, generalmente quando facciamo discernimento noi ci manda una grande pace nel cuore. Dice, tornatene a Nazareth, andate lì, te preoccupate di Gerusalemme, che ci penso io al resto. E vanno a Nazareth. E così è. Quindi questo primo, diciamo, quadretto, no, ci descrive un grande San Giuseppe. Bene, non vorrei mai appesantire troppo queste catechesi, al massimo di 45 minuti abbiamo già sfiorato un pochino. Io almeno il primo mercoledì del mese vorrei occuparmi sapete che mercoledì è il giorno di San Giuseppe, insomma. Forse se si riesce anche a intensificarlo un po', perché l'anno giuseppino forse si potrebbe fare anche a cadenza bimestrale. Non lo so, comunque chi segue le dirette e segue insomma i miei canali, social, Facebook, Telegram, eccetera, sarà informato insomma se ci dovesse essere qualche intensificazione. Bene, ci vediamo quindi alla prossima puntata. Sicuramente, sempre se Dio vuole, il prossimo primo mercoledì del mese, forse prima. Una santa serata a tutti. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga e sia sempre tutto a maggior gloria di Dio. A presto.